Benvenuto e qui nella mini saletta in cui mi trovo. Allora, amici, io ho rimandato questo video quanto più tempo potevo perché mi fa un po' soffrire. Sì, un po' soffrire l'idea di parlare di questa cosa, però bisognava che prima o poi lo facessi e qualcuno lo sa già, i miei amici su Facebook, ho contatti su Facebook, lo sanno, vabbè, non tutte le persone carine che mi chiedono come stanno i tuoi animali, come sta Orazio, lo sanno. E quindi dico questa cosa, mi sento di dirla, mi fa un po' soffrire. Anche se è passata qualche settimana, non è una cosa recentissima, riesco a dirla solo adesso. Certo, qualcuno si sarà accorto di qualcosa, perché nei miei ultimi video non cito mai Orazio. Il mio orazietto. Poi questa notte ho sognato lui e il mio cagnetto precedente, il mio compagnuccio animale precedente, e allora è tutto il giorno che penso, io adesso lo dico, che è successo, che non c'è più, semplicemente non c'è più. Allora, com'è andata? Orazio, voi lo sapete, io l'ho preso in canile 5 anni e mezzo fa. Orazio aveva circa, mi era stato detto, una decina d'anni, però secondo un veterinario, quello che l'ha operato quando ha avuto i suoi problemi di schiena, poteva averne anche qualcuno di più. Quindi sono passati, sai, 5 anni e mezzo, lui non era molto giovane, non era un cagnetto giovane. E io negli ultimi mesi mi sono accorta che pur non stando male, vabbè, i suoi acciacconi li aveva, sinceramente i suoi acciacconi li ha sempre avuti, perché la schiena, non c'è ombra di dubbio, poi insomma si vedeva che era un cane anziano, vecchio, con dei problemi, e vabbè, il gatto era vecchiaia, come normale che sia. Gli ultimi mesi, ti dicevo, io ho visto che era un po' dimagrito. Ho pensato alla magrezza dell'età avanzata, come le persone, sai che le persone a un certo punto, quando sono molto anziane, un po' cominciano a dimagrire, tipico dell'età, diciamo oltre gli 80. Ho pensato a questo, poi aveva i suoi momenti no, ma si riprendeva abbastanza bene. Scendere in giardino a fare la pipì era diventata una cosa un po' difficile, infatti, vabbè, ma quella l'ha sempre fatta la pipì in casa, io ero abituata, sinceramente. E quel giorno del 9 di maggio, lui era, il mio cagnettino era, diciamo, tranquillo, l'ho visto come sempre, non aveva nulla di particolare che mi potesse fare pensare forse Orazio non sta bene, ha qualcosa. Io ti assicuro, non aveva nulla. E si è alzato alle 7 insieme a me, gli ho dato la colazione, ha mangiato insieme alla gatta, è stato giù in giardino, è anche andato giù in giardino quella mattina, ha fatto la cacca, è tornato su e alle 11 gli ho dato da mangiare. Alle 11 era l'orario abituale mio per dargli da mangiare insieme a sempre l'amicia. Ha voluto spazzolare quello che restava della pappa dell'amicia, così, anche se la mia amica Elena, che si intende di cani, che lavora, che vive qui vicino a me, che è sempre proprio specialista, mi ha detto no, non dargli mai la pappa della gatta che gli fa male. Lui in realtà pulisce solo, pulisce. Puliva solo, diciamo, la ciotola. Quindi Orazietto ha fatto le solite cose di sempre, ha rubato la pappa alla gatta e poi si è messo a dormire sul suo divanetto. È salito sul suo divanetto, la poltroncina preferita, quella che si disputavano lui e l'amicia praticamente, perché faceva freddo, era il 9 febbraio. Io avevo la stufa accesa. E Ciccio si è messo a dormire sulla sua sediolina. Erano le 11, mi ricordo benissimo. Poi io sono precipitata nella giornata perché era una giornata tremenda. Avevo a cena, pranzo, oggi sono un po' così, scusami. Avevo a pranzo tutti quanti, come al solito, d'altra parte, siamo una famiglia abbastanza numerosa. Dovevo cucinare e poi c'era mia madre con la febbre alta, quindi ero molto preoccupata per mia madre, mia madre ha bella età. E quindi ero preoccupata per questa cosa, facevo avanti e indietro tra mia madre, la cucina, insomma. E sono riemersa dalla cucina intorno alle 3, un po' prima, 3 meno un quarto. Sono andata nella stanza dei peccati che tu conosci. Ogni tanto poi entravo nella stanza dei peccati, parlavo col cane, Ori, non so cosa gli dicessi, ma tanto parlavo sempre col cane, con la gatta, ci parlo comunque.
Sono ritornata nella stanza dei peccati alle 3 meno un quarto, mi sono messa a lavorare proprio così con l'orologio, devo riuscire a lavorare un'ora e mezza, devo riuscire a lavorare un'ora e mezza, così ho fatto. Ti devo dire che mia madre mi ha detto, verso la una, mi ha detto, ma sto cane, ma com'è? Ma perché dorme? Però strano, oggi non è venuto in cucina. Io ammetto che non mi sono preoccupata, sinceramente, non mi sono preoccupata perché... Era un cane anziano e dopo aver mangiato quando dormiva, dormiva. Quando gli, come diciamo noi nel nostro lessico familiare, quando gli trapanava il sonno, ragazzi. Quindi, e poi ero troppo preoccupata per la febbre di mia madre, ero stanchissima, vabbè. No, non mi sono preoccupata del fatto che potessi stare male, Orazio. Sinceramente no. Sono messa a lavorare, dopo un'ora e mezza mi sono fermata, sono andata vicino alla stufa a legna per riscaldarmi, mi sono seduta, avevo il computer in mano per controllare le email, sono andata su Etsy e poi sono stata proprio richiamata. Istintivamente ho girato la testa, ma non è che non lo vedessi il mio cane, certo che lo vedevo, però a un certo punto c'è stato qualcosa, mi sono girata verso di lui, era vicino a me, e i miei occhi sono caduti sulla sua pancia, sul suo respiro. E lì ho visto che non respirava. Non aveva segni di sofferenza, non aveva nulla, ragazzi, non aveva niente, niente, niente. Lui si è addormentato ed è morto nel sonno. È proprio morto nel sonno, ha fatto una morte dolce, non aveva, ti giuro, nulla che facesse pensare che aveva sofferto, non c'era segno di spasimo, di... Che ne so io, di vomito, per dirti una cosa qualunque, non c'era niente, nulla, era acciambellato come al solito, ti giuro, dormiva. Quindi mi è dispiaciuto di non essermi accorta prima, perché non so quando sia successo questo fatto. Però anche se mi fossi accorta, capisco che non avrei potuto fare proprio nulla, non avrei potuto fare nulla per lui. Se n'è andato via così, io mi aspettavo che non avesse una vita lunghissima. Perché era anziano, lo vedevo, insomma, lo vedi? Però se è andato in silenzio, che cosa curiosa, proprio in punta di piedi. E vabbè, gli ho voluto bene, sono i nostri compagnucci, dai, come si fa a non rimanere male? Dai, è impossibile, devi avere un cuore di pietra per non rimanerci male. E questa è così finisce la storia terrena del mio cagnetto. Io mi sono spaventata tantissimo, mi sono alzata di colpo, l'ho chiamato. E niente, insomma, mi sono spaventata perché io reagisco così davanti agli spaventi. C'è chi è più freddo, al momento sa essere freddo, poi magari tira fuori tutto dopo, no? Cioè, ho conosciuto qualcuno così che... Invece io no, io mi spavento al momento e poi dopo recupero la calma. E così sono andata, sono venuta in cucina, sono corsa in cucina a bere un bicchiere d'acqua perché mi mancava, non riuscivo a parlare. Mi ha visto mia madre e mi ha detto stai male, io ma non riuscivo a parlare, è un classico, mia reazione a fare segno, no, non sto male, e ho detto guarda, mi sono scoppiata a piangere, e dai, lo dico, tanto non è che, e va bene, poi ho recuperato un po' la freddezza, diciamo che la cosa, l'unica cosa che mi consoli è che mi consola del fatto che non, di come siano andate le cose, perché potevano andare peggio, eh. Io mi ricordo con Cirano, mamma mia, non è stato bello, non è bello neanche adesso, però e mi consola il fatto che si sia semplicemente addormentato, perché è quello che è successo. E quindi lo porterò nel mio cuore, nostro compagnuccio. No, non prenderò un altro cane adesso, non lo prendo perché dovrei pensarci da sola, a parte che non sono... conosciuto persone che appena perdono un cane, tutti i lutti vanno elaborati, tutti i lutti, le perdite di ogni genere tipo, anche le delusioni di ogni giorno sono lutti che vanno elaborati. Allora, le persone che muore il cane, il giorno dopo ne prendono un altro, secondo me c'è qualcosa che non funziona, non va bene in questo atteggiamento, per me è superficiale. E no, io comunque per adesso, a parte questo ragionamento, mi è venuto così estemporaneo, io non prenderò un altro cane. No, non lo prendo perché sarei da sola ad occuparmene
Una volta eravamo in due, scusa, sono tutta storta per entrare nell'inquadratura. Una volta eravamo in due ad occuparcene, era meno pesante, no? Perché potevo allontanarmi e viceversa. Invece adesso dove lascerei il cane? Non potrei lasciarlo da nessuna parte. Non sono il tipo di persona che può lasciarlo, può appiopparlo agli altri, non lo farei, non mi sembra giusto nei confronti di nessuno, prima di tutto delle persone, ma anche del cane. Cioè, non puoi prendere un cane e pensare poi di piazzarlo lì e che lo prendi a fare. Cioè, fatemi capire. Quindi no, questo non lo faccio, per il momento non è possibile. Intanto ho il conforto e la compagnia di Tofì, della mia gatta Tofì. Vabbè, lei fa quello che vuole, però è anche dolcissima. E questa è la storia dei miei animali per ora. Ciao!